pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ed eccoci pronti ad una nuova puntata di questo nostro spazio insieme, che oggi ospita una band, un duo noto come Audio 2 e che quindi ci porta agli anni 90. La canzone che abbiamo scelto innanzitutto è Dentro ad ogni cosa, quindi andiamo esattamente all'album E uguale MC2, un titolo insolito con una formula. Si tratta del secondo disco in studio del gruppo musicale italiano pubblicato nell'aprile del 1995 dalla PDU. Conteneva 11 brani interamente composti dagli stessi Giovanni Donzelli e Vincenzo Leonporro, dunque i due componenti fra i quali i noti alle 20, già tormentone ed anche colonna sonora del film I Laureati e Rotola la vita. Il titolo al quale facevamo riferimento prima dell'album è un omaggio all'omonima equazione di Albert Einstein. Tra le tracce però c'era appunto anche Dentro ad ogni cosa, le cui parole iniziali erano "mi fa piacere rivedere costantemente te", parole, poche parole dette così, fare l'amore, sì, d'accordo, son difficile, ricordati che facile non sei, ma che piacere all'improvviso, accendo piano il tuo sorriso. Ruota il volante, è leggero e costante, c'era una casa, non ricordi, forse un po' a destra lungo il viale, insegna vacante, andiamoci a piedi, graffiamoci le mani con i rami ancora appesi, dentro ad ogni cosa meglio entrarci dentro, sì, e toccar con mano. Tutto è pericoloso solo quando sai che tu non hai i soldi per la spesa e se si è innamorati non vuol dire amore, un filo di lana sulle tue labbra, levarlo con le dita, eccetera, eccetera. Un testo non immediato, va detto, che certo parla comunque di un rapporto di coppia. Va detto anche che la canzone è stata cantata in duetto con Mina, come altre comunque da parte degli Audio 2, nati infatti a Napoli nel 1993 per iniziativa dei due componenti, dopo che l'anno prima proprio Mina aveva lanciato il proprio album Sorelle Lumière, il cui singolo trainante era Neve, scritto dal duo. La cantante poi si ripeté l'anno successivo con Sì che non sei tu e Raso, che vengono incluse nell'album Loch Ness. È a questo punto che Massimiliano Pani, figlio di Mina e produttore musicale, decide di lanciare i due autori sul mercato discografico con il nome di Audio 2. Esce quindi nel 1993 l'album omonimo, che desta molta curiosità, se non altro perché non riporta in copertina alcuna foto dei due artisti e per l'utilizzo anche di timbri che sono che fanno pensare ad un nuovo disco di Lucio Battisti. Questo ovviamente fa volare le vendite. Nel 1994 gli Audio 2 vincono il Telegatto come miglior gruppo rivelazione dell'anno. Nello stesso anno continua la collaborazione con Mina, che lancia il proprio disco Canarino Mannaro, in cui hanno scritto Rotola la vita e Non è niente, cantate in duetto insieme a Mina. Beh, la collaborazione è riconfermata nel 1995 con la loro firma su ben tre brani del successivo album della cantante, tra i quali il primo singolo Non c'è più audio. Nello stesso anno partecipano al Festival Bar con la canzone alle 20, partecipando poi alla finale, e nel frattempo esce il loro secondo album, appunto E uguale MC2, alla seconda, in cui compare in un cameo vocale Mina nel coro finale del brano Dentro a ogni cosa, che è ora di riproporvi. E allora buon ascolto!